Ciao ragazze e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi un video in cui voglio dare dei consigli, ma voglio anche parlare con voi perché in tantissime nell'ultimo periodo mi chiedete sempre di fare questi video un po' introspettivi in cui vi parlo di me, di come reagisco, non so, alle critiche, ma anche cose proprio sulla mia vita. Mi chiedete proprio dei consigli dettagliati, siete carinissime e mi dite che molto spesso vi trasmetto energia positiva e vi aiuto a riflettere, quindi veramente non c'è cosa più bella per me che i miei video possano anche ispirarvi cose positive e darvi dei consigli che poi molto spesso li date voi a me. Quindi adesso in particolare andrò a rispondere ad una domanda che secondo me merita tantissimo, che ho ricevuto su Instagram. Mi raccomando, seguitemi sempre su Instagram, io sono attivissima con foto e storie e lo sarò sempre per tutta l'estate, anche se comunque nonostante le vacanze eccetera, su Instagram ci sono sempre, quindi seguitemi Carita Dolce su Instagram. E iniziamo a fare la colazione con due prodotti che vi voglio straconsigliare di Foodspring. Sono due prodotti che io sto amando tantissimo per la colazione. Vi consiglio di fare una colazione proteica, quindi con questi prodotti che sono non solo light ma anche proteici, perché assumere le proteine a colazione vi danno tanta energia, vi permettono di placare la fame. In questo modo ovviamente arriverete con meno fame, invece molto spesso se si mangiano, non so, il cornetto, le altre cose con zuccheri raffinati e poveri di proteine, succede che avete tanta fame ancora di più e mangiate schifezze tutto il giorno. Quindi iniziare una buona colazione proteica al mattino veramente vi aiuta tanto a gestire la fame, ad accelerare il metabolismo e a saziarvi tantissimo, quindi è super super importante. I prodotti che io prediligo sono questi due, ragazze, ve li straconsiglio. Allora, questi sono i Numi Muesli, sono troppo buoni, credetemi, sono al mirtillo, ma dentro c'hanno delle noccioline, delle cose buone, delle bacche. Allora ragazzi, sono troppo buoni, io li adoro, li mangio nel latte, nello yogurt, e la cosa bella è che a differenza dei cereali che si trovano magari al supermercato eccetera in giro, questi non hanno zuccheri aggiunti, quelli sono pieni di zucchero, anzi sono proteici, quindi sono super super fit e ve li straconsiglio. Adesso vi faccio vedere come faccio la mia colazione light fit, quando proprio voglio stare in formissima e mi voglio purificare, utilizzando questi due prodotti e il porridge, che poi questo qua c'è a vari gusti. Io amo quello al cioccolato, ma c'è anche alla vaniglia, c'è vari gusti sul sito Foodspring, quindi provateli tutti, sono tutti buoni. Io però prediligo sempre il cioccolato, lo sapete che io sono una amata di cioccolato, questo c'è anche le gocce di cioccolato, eccetera, è fatto da fiocchi d'avena ed è bilanciato. La cosa bella di questi prodotti è che ve li potete portare anche dietro in vacanza, quindi perché sono comodissimi, non dovete stare là a cercare le cose. Questi qua con latte o yogurt, e fate una colazione che vi sazia, accelera il metabolismo e vi aiuta a stare in forma. Ho qua anche il mio latte di cocco, adesso vi faccio vedere come faccio una colazione con questi e vi lascio il mio codice sconto Carlita YT, è il mio codice sconto con cui avrete lo sconto del 15% su tutto il sito, quindi approfittate ragazze, che è valido su tutto il sito Foodspring. Questi due ve li straconsiglio, ma sapete che io utilizzo tutti i prodotti Foodspring, veramente vi dico approfittate, perché proprio adesso che siamo in vacanza e dobbiamo comunque stare in forma, se avete queste cose in casa sono buone, quindi vi incentivano e avete voglia di mangiarle, se no altrimenti, se altre cose magari non sono buone come queste qua, vi passa la voglia e vi buttate sulle schifezze. Quindi vi consiglio questi che sono veramente top, formulati per essere buoni, sani e light. E vi faccio vedere come faccio la mia colazione, però nel frattempo vi voglio leggere la domanda e sapere anche voi nei commenti se vi piacciono questi video, cosa ne pensate di questo argomento, insomma mostratevi attivi così capisco che vi piace, lasciate tanti like per questo genere di video, questo diciamo mukbang colazione, un po' più serio dei soliti mukbang, però secondo me ogni tanto ci sta, perché lo sapete sono molto molto scherzosa, mi piace divertirmi, però mi piace anche darvi un messaggio positivo, è per i prodotti sani e anche per comunque le cose della vita, insomma, quindi mi fa veramente piacere ricevere queste domande di spessore. E c'è questa ragazza che mi chiede, volevo farti i complimenti perché ho una corazza spessissima,
nonostante la gente malata che ti insulta, continui ad essere te stessa, brava. Io desideravo chiederti una cosa, hai molti o pochi amici, ti fidi di pochi? Io anni fa dicevo sì a tutti e finivo per essere sfruttata proprio da quelli che pensavo fossero i miei amici. E poi ho detto basta e me ne sono liberata, ora ne ho uno o due, compreso il mio fidanzato, e mi sento finalmente bene. Tu hai avuto esperienze simili? Se sì, faresti un mukbang o colazione con te parlandone? E quindi, carissima, che qua è un nome PTDM, questo è il suo nome su Instagram, però mi ha fatto veramente, ho esaudito tutto il tuo desiderio, la tua richiesta. Quindi mukbang, colazione, parlandone, penso aiuterebbe molte persone a dire basta, liberarsi dalle influenze negative. Allora ragazzi, nel frattempo inizio a preparare la mia colazione, io adesso sotto freddo perché è estate, e anche il porridge, questo qua si può fare caldo, che è buonissimo, ma anche freddo, io adesso vi faccio vedere freddo ovviamente, quindi vado a mettere il porridge qui dentro in una ciotolina, ci vado a versare il latte sopra, e mescolo finché non deve diventare una pappetta cremosissima, ed è buonissimo perché si scioglie tutto il cacao ed è veramente veramente buono. Io veramente impazzisco con questo tipo di colazione. Comunque, allora, la questione è questa, quindi abbiamo capito che dobbiamo parlare di amicizia, di litigi, eccetera. Io diciamo che nel tempo, soprattutto quando ero più piccola, guardate come è venuto cremoso, come viene cremoso, basta veramente poco e viene super cremoso. Poi magari decidete voi se vi piace più acquoso, più denso, eccetera. Di solito la consistenza che faccio io è questa qua, cioè viene proprio una cremina, guardate, una cremina buonissima, veramente veramente buona. Allora, io diciamo che soprattutto quando ero più piccola ho avuto tante tante fregature, anche da grande, devo dire la verità, e ogni tanto io devo dirvi che ho questa paura comunque di essere delusa, di essere ferita, quindi sono sempre un po' diffidente. Però purtroppo io di indole e di carattere sono anche molto espansiva, molto generosa, molto, cioè se mi piace una persona tendo subito a fidarmi e comunque a dare veramente tutta me stessa, quindi poi quando dopo sono ferita e sono trattata male ci rimango veramente malissimo e divento tipo quelle bambine permalose e non riesco davvero, non riesco ad avere un comportamento superiore o diplomatico a passarci sopra. Purtroppo fa parte del mio carattere, veramente veramente o chiudo i rapporti o comunque non riesco ad essere purtroppo io falsa, ad avere doppia faccia, quindi si vede, comunque è palese quando comunque mi hai ferito, te ne accorgi, quindi così sono fatta io. Adesso dovrei prendere un altro occhiale, ma vado con le mani, ci metto anche un po' di muesli, vedete, e diventa buonissima. Provate questa colazione e poi fatemi sapere, è veramente veramente buona, io la adoro. E quindi vi dicevo, diciamo che è un po' difficile per me parlarvi di questo argomento perché solo se ci penso si riaprono delle ferite che veramente, non so, sembrerà stupido, però veramente mi hanno toccato. Ricordo ancora delle cose che mi sono state fatte, la sensazione di delusione che ho provato quando ero piccola, tipo quando andavo a scuola e succedeva qualche litigio, quindi adesso vabbè non sono più ovviamente quella bambina, quindi ovviamente ho preso batosse di tutti i tipi, cioè da dappertutto, amici, familiari, un po' dappertutto, e adesso sono arrivata alla conclusione che ci sono poche persone, pochissime persone di cui io mi fido, però la cosa importante è avere un atteggiamento sempre, mettere se stessi al centro di tutto, cioè potrebbe sembrare un discorso egoistico, però purtroppo è così, è vero, dovete sempre mettere la vostra felicità, non deve dipendere dagli amici, anche dal fidanzato, non deve dipendere dal fidanzato, nel senso che io devo stare bene con il mio fidanzato mi deve rendere felice, ma non devo stare bene anche da sola con me stessa, e devo sempre salvaguardare i miei interessi, la mia felicità, la mia tranquillità, i miei spazi, le mie passioni. Poi ovviamente, cioè non mi devo buttare su una persona, su un fidanzato, perché magari sono infelice per problemi miei. Col fidanzato devo stare meglio, quindi deve essere
un valore aggiunto, questo è quanto. Stessa cosa anche per quanto riguarda l'amicizia. Io ti dico come ho fatto io, insomma, a superare queste delusioni, queste cose. Nel frattempo mangio, anche se comunque spesso nei mukbang mi dite ah Carlita, mangi, magari mangi con la bocca aperta, le fastidio, è vero, però è questo il senso nel mukbang, no? Comunque io provo a mangiare a bocca chiusa, però se dovessi, questa è un po' una polemica, quindi rispondo anche un po' a questa polemica, se dovessi fare tutto il mukbang rispettando i tempi di chiusura a bocca, apertura a bocca, parlerei pochissimo, perché ovviamente ci sarebbero tempi morti in cui guardare. E dovrei stare zitta per tutto sto tempo o dovrei tagliare. Quindi capita che magari mentre sto ingoiando eccetera, ovviamente si parla, perché ovviamente questi poi sono tempi comunque youtubiani e non si può stare comunque tanto tempo, se no il video lo chiudete e ve ne andate, vi scocciate giustamente. Quindi vi dicevo, come ho fatto io ho un segreto per superare questa cosa delle amicizie che magari ti fa, questo è utile anche alle ragazze più piccole, che magari si sentono escluse, emarginate, non riescono ad inserirsi in un gruppo, in una comitiva, si sentono un po' al di fuori, no? di alcuni contesti, magari a scuola o altrove. Provate a sentirvi superiori, provate a sentirvi sprecati per quelle determinate persone, provate a pensare che non siete voi inadeguati, non siete voi che non riuscite a inserirvi, ma pensate che magari sono loro che non sono adatte a voi, magari sono loro che non capiscono, non apprezzano le vostre qualità. Quindi pensate all'inverso, no? Invece di abbattervi e sentirvi in colpa e pensare che avete voi qualche problema, che magari siete voi che siete delle vittime, pensate al contrario. Cioè che siete sprecati per quelle determinate persone, e se un'amica o qualcuno vi delude, io poi credo molto anche nel destino, nelle cose devono andare così, devono andare perché c'è un motivo, provate a pensare, lo so che è difficile, appena ti succede non ci riuscirai mai, perché ovviamente sei ferito, stai male, e ci soffri, è così, soprattutto se ci tieni a quella persona. Però in seguito provate a pensare ai lati positivi di questa cosa, perché credetemi ragazzi, anche nella cosa più brutta, nella delusione più grande, c'è sempre un lato positivo, c'è sempre un motivo per cui quella cosa è successa, perché magari sicuramente perché vi fortifica, perché io veramente mi sono fortificata ad ogni batosta, sembra che stai crollando ma poi ti rialzi e sei sempre più forte di prima, quindi servono tanto per fortificarti, servono per farti conoscere te stessa, il modo di reagire e farti man mano ogni volta cercare di reagire meglio e ok, lo so, adesso mi sta per succedere questo, io per evitare questo faccio questo, e mettere in atto tutti i sistemi di protezione, no? Verso la propria persona. E anche e soprattutto pensare che così doveva andare, perché c'è un motivo, perché è meglio così. Lo sai che sembra banale, sembra anche un po' non so, superficiale, no? Poterlo dire, però è vero, ed è una cosa che capirete sempre col tempo. Cioè al momento che vi succede questa cosa, voi ci state male così, poi magari ditevi anche senza esserne certi, è andata così perché doveva andare così, perché un domani io capirò, perché così le risposte si hanno col tempo. Al momento non vi è dato capire, al momento non capirete, vi sentirete male, delusi da un'amicizia ovviamente che vi ha ferito, da una persona che comunque ci tenevate e vi ha trattato male. Però col tempo, credetemi, col tempo avrete la risposta e direte, a me succede sempre, perciò mi è andata così, perché doveva succedere questa cosa, ci doveva essere questa cosa più bella, perché ho capito, perché questa persona è meglio per trovarla, perché adesso sto bene, perché adesso sono più forte, e perché invece di quella persona ne ho trovata un'altra ancora migliore. Cioè è sempre così, ogni cosa succede sempre per un motivo. Io ho una visione molto positivistica, insomma, della vita, però è la vita che mi dà queste conferme. E c'è anche un'altra frase, nel frattempo continuo a mangiare, che dice, è bellissima questa frase,
anche se diventa un po' egoistico come discorso, è anche un po' cinico, diciamo, però è anche un, ecco, come ha detto lei, è una corazza, non anche una corazza che ti fai, no? Che poi alla fine sotto sotto pure io comunque alla fine ci resto sempre male, però lo supero meglio, insomma, se, con questi atteggiamenti di difensivi, di protezione. Ogni persona che mi abbandona o comunque che se ne va o comunque che mi tratta male o che esce dalla mia vita non crea mancanze ma crea spazi. Questa è una cosa importantissima, vuol dire che quella persona, ogni persona entra nella vostra vita per un motivo. Quindi anche una cosa che vi può sembrare negativa, che può sembrare una delusione, dopo capirete che vi ha lasciato spazio, vi ha lasciato crescere, vi ha lasciato tante cose positive ed era meglio così. E poi ragazzi, è veramente una liberazione, liberarsi dalle persone, cioè quando una persona si rivela che è falsa, che è cattiva, che ti ha ferito, è veramente una liberazione poter allontanare via via queste persone negative, cioè quando si è smascherata, alleluia, si è smascherata come realmente è, sì è vero è brutto, una delusione, però alleluia, meglio così, meglio prima che dopo, quindi te ne puoi liberare di queste influenze negative, perché mi raccomando circondatevi sempre solo di persone che, sincere, che davvero ci tengono a voi, al vostro bene, che non hanno secondi fini e che magari anche persone che magari non vedete tutti i giorni, però sapete che magari se avete un problema o se avete bisogno, o se avete bisogno anche di una chiacchiera, di una risata, quelle persone ci sono, quindi questa è la, secondo me, la cosa importante. Quindi non so, spero di aver risposto bene alla tua domanda e non so, mi interessa sapere anche voi cosa ne pensate. Nel frattempo io finisco la mia colazione che è buonissima e, cosa importante, è super saziante, ragazzi. Ricordate, quando scegliete, perché anche a me viene voglia del cornetto, soprattutto se li vedo a casa, no, voi sapete che io sempre in settimana comunque con queste cose riesco a mangiare queste cose, cioè, poi magari se vai fuori oppure magari passi davanti a una vetrina, se c'hai fame dici ma sì, mo mi butto sul cornetto, però pensate sempre che il problema non è solo che il cornetto vi fa ingrassare, è proprio perché non mi sazia. Infatti fateci caso, quando mangiate il cornetto, una cosina, magari un cornetto, anche che tu dici vabbè, è un cornetto, adesso per esempio questa colazione avete visto che io seguo le quantità che sono scritte qua dietro ai contenitori, comunque non è tantissimo, ma sapeste quanto mi sazia, forse più di un cornetto, a volte un cornetto dice oh, ho mangiato un cornetto ma ho più fame di prima, perché appunto sono zuccheri raffinati, e invece le proteine, anche come può essere anche uno yogurt, tendono a saziarvi tanto, quindi vi fanno arrivare a pranzo con meno fame e accelerano un sacco il metabolismo, quindi cosa importantissima. Adesso mi finisco la colazione, vi ricordo il codice sconto di Foodspring, ragazzi approfittate perché sono top, questi prodotti sono veramente buoni, io ci farò tutta l'estate. Carlita YT è il codice sconto che attivo per voi, quindi fate in fretta, approfittate. Io aspetto di leggere i vostri commenti su questo argomento che veramente ci tengo tantissimo, e anche voglio sapere magari qualche argomento per il prossimo video dove volete che io chiacchieri con voi, o mukbang o non mukbang, quello che volete, però mi piace un sacco parlare di questi argomenti di vita, poiché voi avete visto che io seguo molto questa visione positivistica, una visione tutta mia del destino, della vita, quindi voi spesso mi chiedete ma come fai a pensare sempre così positivo, come fai, quindi mi fa piacere trasmettervi un po' di quello che io ho imparato dalla vita, o comunque cerco, insomma, perché poi voglio dire, anche io sono umana, quindi vi ripeto, poi anche io, per quanto possa avere una corazza grande, ci sono delle cose e dei punti che anche a me mi feriscono, quindi state tranquille che ovviamente siamo umani e anche questo ci mancherebbe, se no veramente saremmo delle persone insensibili, quindi questo è quanto. Io vi mando un bacio grande, vi aspetto nei commenti, mi raccomando lasciate un bel like al video e ci vediamo al prossimo video e su Instagram. Ciao!